È stato farsi del male, è stato questo un po' il filo conduttore di Modena e Empoli, due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, un pareggio in sostanza che va bene a tutti. Empoli Guardingo è bravo a colpire nel momento giusto dell'incontro, Modena invece troppo sciupone. Per i canarini si tratta comunque del sesto risultato utile consecutivo. I toscani, che sabato prossimo riceveranno l'Atalanta, hanno collezionato invece il secondo pareggio esterno di questo campionato. Andiamo a vedere la sintesi. Dopo 30 secondi parte l'Empoli, da Rocchi a Di Natale, il tiro con Ballotta che mette in calcio d'angolo. È un fuoco di paglia perché il primo tempo è dominato dal Modena. Terzo minuto, il cross di Ponzo, arriva Balestri, il suo esterno sinistro deviato da un difensore con Berti che mette in calcio d'angolo. 19esimo, il corner di Milanetto con Maier che da due passi alza troppo la mira. 38esimo, si vede Giuseppe Colucci tra i migliori in campo, il suo tiro cross non arriva all'appuntamento col pallone Camarà, e al 39esimo arriva il gol del vantaggio del Modena con Giuseppe Colucci, bravo a resistere alla carica di Pratali e a mettere dentro. Rivediamo il suo tiro. Impassibile rimane Baldini, fa caldo a Modena e beve un sorso d'acqua De Biasi. Prova la prodezza balistica al 40esimo Milanetto con il pallone che termina sul fondo. Al 46esimo la punizione di Di Natale con pallone che è alto sulla traversa. Con le immagini montate da Corrado Cantarini andiamo alla ripresa. Nell'Empoli entrano Tavano e Cappellini al posto di Lucchini e Ficini. All'ottavo proteste modenesi per questo contatto tra Tavano e Marasco. Viene ammonito per simulazione da Racalbuto Marasco. Ancora Marasco al decimo, il suo tiro si distende e mette in angolo Berti. Al 12esimo arriva il pareggio dell'Empoli, il cross è di Rocchi, bravo Di Natale a mettere dentro. 1-1, esulta Di Natale per l'attaccante dell'Empoli, si tratta del 12esimo centro in questo campionato. Rivediamo. Poi al 19esimo Tavano si gira bene, il pallone colpisce la parte esterna dell'incrocio dei pali, la discesa di Camarà con il tiro parato a terra da Berti. Poi nel Modena entrano Sculli al posto di Vignaroli e Campedelli al posto di Ponzo. Nell'Empoli invece Carparelli prende il posto di Di Natale, ma finisce così. Dunque Modena-Empoli 1-1 e la linea a Fabrizio Maffei.